La Sardegna ha dimostrato che il centro-sinistra unito vince, ma l'unità alle amministrative di Bari passa da nuove regole per le primarie. Michele Laforgia risponde così al sindaco Antonio De Caro, che aveva di fatto confermato le regole che hanno permesso al centro-sinistra di vincere e governare negli ultimi 20 anni. Noi non intendiamo affatto riprodurre i meccanismi delle primarie che si sono fatte negli ultimi 20 anni, in parte perché sono vecchi. Contrariamente a quanto si continua ostinatamente a dire contro i fatti, non tutto nelle primarie del centro-sinistra negli ultimi anni, a Bari e non solo a Bari, è andato liscio. Le nuove regole per il candidato della giusta causa serviranno anche a evitare il rischio di infiltrazioni mafiose, di cui aveva parlato già a novembre. Credo che i fatti hanno dimostrato ampiamente che quella dichiarazione non era campata per aria e sollevava un problema che ci riguarda tutti e dal quale, mi permetto di aggiungere, ci siamo salvati. Perché se si fossero fatte le primarie con le vecchie regole e con il contesto che oggi ha disvelato l'indagine, avremmo fatto un enorme danno al centro-sinistra. Laforgia si accoda al PD barese nei complimenti ad Alessandra Todde, che ha vinto le regionali in Sardegna. Un esempio da seguire. La Todde ha vinto perché è riuscita a mettere insieme il Partito Democratico, la sinistra, Sinistra Italiana Verdi, il Movimento 5 Stelle e le liste civiche, che è un segnale che a mio avviso tutte le forze progressiste devono cogliere, e cioè che quando si va uniti, sia pure nella diversità delle posizioni, in un campo plurale, è possibile battere la destra.